del The Ice qui a St. Moritz, l'evento è annullato. Le condizioni meteo non ci hanno permesso di arrivare alla nostra destinazione, abbiamo dovuto lasciare la macchina a Vicosoprano. Nonostante avessimo con noi le catene da neve, le abbiamo persino montate, la macchina continuava a non salire e abbiamo fatto l'autostop per raggiungere il nostro albergo qui a Surlei. Seguite le nostre storie per vedere il mio videomaker a che ora della notte è arrivato, perché lui purtroppo ha dovuto posteggiare la macchina a Vicosoprano e poi trovare in qualche modo autobus e qualche gentleman driver che l'ha aiutato nel suo cammino verso Surlei, ma comunque ce l'abbiamo qui con noi, grazie Robby. Ragazzi, impantanato col BMW e il BMW è venuto a salvarmi invece, in mezzo al nulla, numero uno. Bella. Il concorso di eleganza più cool e anche decisamente il più freddo del mondo. Ogni anno in Engadina si verifica lo spettacolo di acqua e ghiaccio, il The Ice St. Moritz. Quando la stagione raggiunge il suo apice, lo spettacolo dell'inverno trasforma il lago di St. Moritz nello scintillante sfondo bianco di uno dei più incredibili palcoscenici automobilistici. Questo si verifica in uno spazio temporale davvero limitato ed è in questa finestra che si colloca uno dei concorsi su ruote più incredibili e cool del mondo, questo in cui siamo adesso, il The Ice. C'è una stretta correlazione che lega la regione dell'Engadina con le auto d'epoca, fatta di decenni di eventi, in particolare nella stagione estiva, legati all'automobilismo, sia turistico sia agonistico. Ma The Ice si colloca in una dimensione completamente diversa, perché è nel periodo invernale, dimostrando che i concorsi di eleganza possono avere anche una nuova veste, che è quella di essere un palcoscenico a cielo aperto sul lago ghiacciato. Oggi ragazzi cerchiamo di realizzare un look un po' diverso rispetto al solito, che ho sempre questo cappello liscio super Japan. Oggi un boccolo, un po' di boccoli. Siamo pronti alla volta di St. Moritz, siamo partiti da Surlei con l'autobus. Stiamo raggiungendo il garage sotterraneo dove sono collocate tutte le vetture che dovevano oggi partecipare al The Ice. Sapremo nelle prossime ore come si svolgerà la giornata di domani. E quindi seguiteci, continuiamo la nostra avventura. Ciao Arturo. Ciao, che bello rivederti. Come stai? Male, grazie. No, è una battuta. Perché oggi tutti dicono sempre bene, magari sono nei guai fino ai denti. No, è verissimo. Fortunatamente sono a posto. Oggi giornata meravigliosa, prima giornata del The Ice che purtroppo è stato cancellato. Abbiamo tutte le vetture parcheggiate all'interno del garage qui, però devo dire che sono una bellezza. Anche se sì, anche trattasi di automobili, è sempre un parterre veramente eccezionale. Bisogna dare adito agli organizzatori, Ronnie Kess in prima persona, che ha fatto veramente di questo evento una cosa fantastica. Sì, è veramente un museo anche qui. A cielo aperto, anche se siamo al chiuso. Anche se siamo al chiuso. Anche purtroppo, se siamo al chiuso. Perché veramente noi dovevamo essere aperti a cielo aperto sul lago ghiacciato, ma purtroppo gli eventi stanno nevicando molto bene e di conseguenza noi ne paghiamo le conseguenze. Sembra un gioco di parole, ma per vero. Il momento si corre qua all'interno. E tra l'altro io sono elettrizzata perché tu guidi, porti qui a St. Moritz al The Ice la Ferrari 156, che sappiamo ha segnato la storia del motorsport, in particolare nel 1961, perché è stata una vettura
straordinaria, rivoluzionaria, con questo all'epoca. Motore, all'epoca era un motore posteriore, poi da lì ha segnato, così ha dominato tutte le successive vetture sportive che sono state costruite. Nello specifico, questa vettura è di proprietà di Jason Wright, che è un amico, ha vinto il campionato del mondo nel 1961, niente poco di meno, con il primo americano vincendo un campionato di Formula 1 in Europa. Phil Hill! Phil Hill, per cui... un grande. Un grande, veramente un grande, grazie. Vettura che tu così non hai mai guidato al tuo esordio nel 1972, tu hai guidato delle vetture che avevano performance molto più basse, eppure... secondo posto al Gran Premio d'Italia, sì, quindi veramente straordinario successo. Sono macchine eccezionali queste qua, e per me è motivo di orgoglio poter pilotare una macchina di questo calibro. Ma il tutto, non vi siete accorti che per una cosa eccezionale alla base di tutto, che è una Formula 1 con le gomme chiodate, ragazzi, è una cosa mai successa nella vita, solo qui a St. Moritz poteva succedere una cosa del genere, perché non si è mai visto le Formule 1 o anche i prototipi del Gran Turismo correre sul ghiaccio, e necessitano i chiodi. Incredibile. Arturo, grazie mille. Prego. Domani non vediamo l'ora di vederti guidare o comunque lì sul lago ghiacciato per chiacchierare con te e goderci questa giornata meravigliosa. St. Moritz, grazie. Grazie. Con il signor Orazio Pagani, che anche lui oggi presenta il concorso qui di eleganza a The Eyes, e siamo davanti a uno dei tuoi ultimi meravigliosi successi. Raccontaci un po' come stai vivendo questo momento storico, questi fatto da questi traguardi che non finiscono mai, e soprattutto qual è oggi qui al concorso di eleganza l'auto che più ti ha colpito e che tu metteresti nel tuo podio? Beh, diciamo che io non giudico mai le mie macchine, quindi mi innamoro delle altre macchine, ma le mie non... Era una cosa che mi immaginavo, io non so perché... le critico soltanto perché sempre hanno qualche difetto, quindi no, è un momento importante, abbiamo compiuto i 25 anni lo scorso anno, abbiamo presentato questa macchina nel fine 2022, siamo già in produzione, e quindi è un buon momento per noi, insomma... Stiamo investendo tanto, tanto in ricerca, tanto in formazione, cercando sempre di imparare di più. State assumendo anche tanti giovani nella vostra azienda? La nostra ditta ha un'età media di 32 anni, quindi una ditta abbastanza, diciamo, per fortuna giovane. E allora oggi quale vettura ti ha colpito, perché e quale hai nel cuore? Ma devo dire, cioè, le macchine che ho visto sono tutte particolarmente molto... Alcune sono veramente rare, sono esemplari unici, quindi è difficile dirne una per tutti. Sì. Però se proprio dovessi... Ma forse c'è un Aston Martin, una Lagonda, mi sembra sia... Aston Martin, quella è molto particolare con il... Quella è un esemplare unico, unica vettura restaurata nel 2021, unico esemplare, è unico esemplare al mondo, quindi ce l'abbiamo qui al The Eyes, che quest'anno ci ha purtroppo deluso, il meteo è davvero avverso, però contemplare questi gioielli anche in un garage è veramente veramente incredibile, quindi grazie davvero Orazio e buona giornata. Grazie anche a voi. Grazie. Ciao. Aston Martin Bulldog, prodotta dalla casa automobilistica britannica nel 1979, immediatamente distinguibile, con questo design aggressivo, futuristico e una linea aerodinamica al massimo. È stata restaurata nel 2021 riportandola al suo splendore originario, un motore V8. Pensate che Aston Martin con questo esemplare voleva creare l'auto
più veloce al mondo. Non ci riesce e i test di velocità raggiunge solo i 307 km orari. Un'auto incredibile, abbiamo un solo esemplare ed è proprio quello qua con noi, quindi pensate l'attenzione del pubblico per questo meraviglioso capolavoro automobilistico. Ferrari 275P, prodotta dalla casa automobilistica negli anni 60, vettura da corsa incredibile, realizzata per le gare di resistenza, soprattutto la 24 ore di Le Mans, infatti nelle edizioni del 64 e del 1965, che vince proprio alla 24 ore di Le Mans. Design elegantissimo, prestazioni potenti, monta un motore V12, ne fanno una delle vetture più iconiche mai costruite. Maserati Cooper T81, prodotta dalla casa britannica Cooper Car Company per partecipare al campionato mondiale di Formula 1 nel 1966. Un design estremamente aerodinamico per l'epoca, pensate che era stata progettata per massimizzare l'efficienza aerodinamica e la stabilità in pista proprio grazie a questa carrozzeria bassa e affusolata, ha rappresentato un'evoluzione dal punto di vista tecnologico nella storia delle Formula 1. Monta un motore V12 di produzione francese fornito da Maserati con una cilindrata di circa 3 litri. Sono con Franco Fraquelli, presidente dell'Historic Project Club di Varese, che oggi ha portato qui al The Eyes uno splendido esemplare di Formula 1 della Ford. Raccontaci un po' di questa vettura, di questo prototipo meraviglioso e anche di quello che fa il tuo team. Il nostro team si occupa della gestione di Formula 1 storiche e oggi abbiamo portato questa, che è una delle più belle. È una Shadow, motore Ford Cosworth del 1973, ed era la macchina di Graham Hill. Ha usato Graham Hill nel 73 e nel 74 e attualmente partecipa alle gare del campionato europeo Formula 1 storiche, Master, e al Gran Premio di Monte Carlo storico. Abbiamo in previsione anche di andare a Dubai, al Gran Premio di Dubai storico a novembre. Complimenti, non mi fermate mai. Questa qui era un team neonato, perché Graham Hill ha fondato il suo team nel 73, sì. È stato campione del mondo due volte, ha vinto 5 volte Monte Carlo, era un pilota molto importante. Ha fondato questo team, ha cercato di portarlo avanti, purtroppo quando nel 75, alla fine dei test a Le Castellet, mentre tornava in Inghilterra con tutto il suo team sul suo aereo privato, hanno avuto un incidente e sono morti tutti. Portiamo avanti la macchina per cercare di andare avanti anche il suo ricordo. Grazie mille allora, buon proseguimento. Alpine A220, prodotta dalla casa automobilistica francese tra il 1968 e il 1969. Si vince il terzo posto assoluto alla 24 ore di Le Mans nel 1968 col suo design aerodinamico ed estremamente sportivo. Motore a 6 cilindri in linea in grado di erogare elevate prestazioni per le competizioni in pista. Un'eleganza senza tempo e una tecnologia all'avanguardia per l'epoca, come le sospensioni avanzate, il telaio leggero, ne fanno un'auto davvero iconica degli anni 60. Mercedes 300 SL, prodotta nel 1968, un'auto che coniuga lusso e performance. Ne vengono fatte due versioni, la prima monta un motore a 6 cilindri in linea oppure un V8, in particolare il V8, il 6.3, era per l'epoca la berlina più potente al mondo. Quest'auto è stata un successo commerciale per due ragioni principali. Innanzitutto perché ha una tecnologia avanzata, sospensioni ad aria e iniezione elettronica del carburante, e ha degli interni estremamente lussuosi con materiali di pregio. Ciao ragazzi,
siamo giunti alla fine anche di questa edizione 2024 del The Eyes. È stata un'avventura dall'inizio veramente alla fine. Finalmente mi sono potuta sedere davanti a una tazza di cioccolata calda e panna montata per scaldarmi un po'. Devo dire che abbiamo avuto l'opportunità di vedere dei capolavori su quattro ruote, sono state due giornate comunque incredibili. Soprattutto ho avuto l'onore di intervistare personaggi di spicco che, ammetto, mi hanno lasciato dentro al cuore qualcosa di indelebile. Spero che sia arrivato anche a voi che mi seguite. Buona parte di quello che hanno trasmesso a me. Nel fuori onda poi c'è stata l'opportunità di parlare anche di aneddoti personali e quindi sono veramente molto emozionata, mi sento una privilegiata. Mi hanno raccontato una parte della loro storia personale, della storia della loro azienda, delle loro vicissitudini anche legate così al coraggio che hanno avuto nell'intraprendere la loro carriera, che è qualcosa che mi porto con grande, grande gelosia dentro di me. Spero che mi siano anche di grande ispirazione per la mia personale carriera. Domani chissà che riuscirò anche a farmi una sciata. L'Engadino è una regione ricchissima che dà l'opportunità di fare un sacco di attività sportive. Io vi ringrazio per avermi seguito, continuate a guardare i miei contenuti. Grazie, grazie, grazie a tutti, un bacio da St. Moritz.